partenza sto preparando la valigia, ma la mia Ariel non si vuole muovere di qui perché sente che sto partendo. Eccoci arrivati alla Spezia, siamo appena scesi dal treno e ci stiamo incamminando verso Piazza Garibaldi. Il centro è vicinissimo, non lontano dalla stazione. Adesso stiamo camminando e andando verso Mirabello, nella zona del porto, perché è molto bello soprattutto la sera. Siamo tornati nel centro di La Spezia, dove la sera, proprio durante la settimana, ci sono sempre un sacco di ristoranti e di locali aperti e una vita notturna abbastanza vivace. Entriamo a farci un giro per le vie e i vicoletti di questa meravigliosa località che è Lerici, un posto fantastico. Devo ringraziare veramente Betta e Bonnie che ci hanno indicato questa meravigliosa località di mare. Thank you.
l'erbazzone che ci siamo presi per fare un break a pranzo ed è un piatto tipico qua della Liguria, di questa zona, fatto a base di, credo, spinaci, erbette, poi non so se ci va dentro anche formaggio, e abbiamo un altro commensale che vorrebbe condividere il nostro pranzo, eccolo qua. Dai, una briciolina gliela diamo, anche se è bello cicciotto, guarda che c'ha paura. Ha preso coraggio. Ciao, benvenuti, eccomi qui finalmente al mare e spero tantissimo che vi siano piaciute le prime immagini del video dedicate a questi posti meravigliosi che sto visitando in questi giorni, e veramente sto godendo di paesaggi che sono di sogno, tra un po' di vita da spiaggia che sto facendo e allo stesso tempo delle escursioni qui verso Porto Venere, le Cinque Terre. Sono alla Spezia oggi e vi voglio parlare di un profumo che ho già recensito tra i profumi dell'estate nei vari video carrellata che ho fatto sui profumi estivi di quest'anno, e vi parlo di quelli che mi sono portata in vacanza. Oggi vi parlo in particolare di Sun di Jo, un profumo che per la verità ho già consumato parecchio, perché se andate a vedervi il video che ho fatto, il primo sui profumi estivi, e nel quale parlo di questo profumo, era praticamente quasi pieno e sono arrivata praticamente a metà del flacone. Questo profumo qua è un profumo che è stato creato nel 2016 e il naso che l'ha creato è Marisa Lamagna, che ha fatto anche altri profumi della serie Acqua di Gioia, tra cui appunto Sky di Gioia, poi il primo era proprio Acqua di Gioia. I flaconi sono tutti molto simili. Per la verità sono uguali, cambia solamente il colore del tappo, ma la forma del flacone è la stessa, così un po' piatta. Tra l'altro questo qua da 30 ml è anche abbastanza comodo, occupa poco spazio in valigia e quindi adatto anche ad essere portato in vacanza. Il tappo è di plastica, color ambrato, e ambrato è anche il liquido di questo profumo, che a me ricorda tanto il colore delle sabbie del deserto. Qui c'è l'iniziale di Armani sul vaporizzatore, e questo è un altro particolare appunto che contraddistingue il flacone. Come vi dicevo, un profumo del 2016 ed è un profumo che per me sa proprio di vacanza, sa di mare. Ho riguardato le note olfattive sul sito di Fragrantica, però secondo me non sono del tutto attendibili, perché non viene per esempio dichiarata una nota di latte di cocco, che secondo me si sente, e di questa nota ne parlo anche nel mio video sui profumi estivi, che è una nota che spicca in mezzo alle note ambrate di questo profumo. Questo profumo è un profumo che potrebbe essere definito tra l'orientale, legnoso, dolce, perché ha questo fondo molto molto ambrato che rimane sulla pelle nel dry down. Però adesso vi leggo un po' quelle che sono le note di questo profumo, che sono: in testa abbiamo bergamotto e fresia, come note di cuore frangipani, ylang-ylang, gelsomino, sambac, e come note di base abbiamo la vaniglia, l'iris, il benzoino e l'ambroxan. Però Fragrantica, che è uno dei siti che io vado sempre a consultare quando faccio le recensioni di profumi, perché ci sono delle bellissime recensioni, chiaramente non dà questa nota
di latte di cocco che secondo me c'è, e poi ho visto anche in altri siti dove viene dichiarata. E questo è un profumo veramente che mi ricorda anche il profumo, l'ultimo che è stato fatto di D&G Dolce, che ha un cocco però ancora più pronunciato, ma ha un dry down molto molto simile, e sono due profumi abbastanza fratelli, ecco. Però questo lo trovo ancora più raffinato, più particolare. E forse l'altro ha la caratteristica di essere più persistente, quello di Dolce Gabbana, Dolce, però tra i due ancora mi piace di più questo. Allora, per me il profumo, questo come vi dicevo, dell'estate, è un profumo che è bello portato di giorno, di sera, ma fa venire in mente proprio una giornata al mare, con questo accordo un po' marino che c'ha dentro proprio, che ti fa venire in mente il sale, la sabbia, le lozioni solari, è tutto questo mix, è un profumo che sa proprio di mare, che sa di Mediterraneo, che fa venire gioia, e anche questo colore così ambrato a me ricorda il sole, anche se potrebbe far pensare a un profumo orientalone quasi invernale, però tutto l'insieme, poi quando lo si annusa, a me riporta proprio comunque al caldo, all'estate. E io lo spruzzo, sono sincera, anche prima di andare in spiaggia, però tendo a metterlo sui vestiti perché il profumo, essendo che contiene alcol, è meglio non utilizzarlo addosso sul corpo, potrebbe creare delle reazioni allergiche quando ci si espone poi al sole. Me ne sono messo un pochino qua sul polso, solo su uno dei due polsi perché mi piace annusarmelo, anzi adesso che faccio la recensione magari me lo rispruzzo solo qua sul polso sinistro, perché tra un po' andrò in spiaggia e non voglio averlo su tutto il corpo, quindi l'ho messo un po' sui vestiti, e adesso per parlarvene, per risentirmelo, me lo sono rimesso qua sul polso. Di queste note di testa che vengono dichiarate, il bergamotto e la fresia, io credo di sentire di più la nota floreale, perché sento subito una profumazione dolce, e la parte agrumata riesco a percepirla, mi arriva poco, ecco. Però adesso, nel momento in cui ve ne parlo con l'esperienza, per il fatto che proprio l'ho consumato, sono arrivata a metà, oltre quasi a metà flacone. Nel momento in cui si evolve, si ha la sensazione di un profumo estremamente cremoso, probabilmente questa cremosità è data da questa nota di ylang ylang che si fonde poi con una vaniglia, e vaniglia ce n'è dentro parecchia e parecchia ambra anche, perché amo molto i profumi all'ambra, i profumi ambrati, e questa nota d'ambra secondo me si avverte molto. Quindi le note che io sento di più in questa profumazione sono note floreali, in sintesi, con queste note ambrate, vanigliate, e questo latte di cocco, questa nota di cocco, però una nota di cocco molto fine, non è un cocco forte, si sente, predomina la fragranza, però è più un latte di cocco che il cocco tradizionale o il cocco che sentiamo per esempio nei profumi della Yves Rocher. È un cocco un po' più naturale, per intenderci. Io credo che veramente Marisa Lamagna abbia fatto un buonissimo lavoro con questa profumazione. Il costo di questo profumo è medio-alto, perché il flacone da 30 ml come questo ha più o meno sui 40 euro. Fa parte della serie dei profumi Acqua di Gioia, che sono davvero molto carini. Sono tutte delle creazioni molto ben fatte, e magari chissà che in qualche altro video non vi faccia qualche altra recensione di questi profumi di Marisa Lamagna.
Mi sono piaciuti e li trovo per esempio più originali rispetto a Sì, Passione, sempre di Giorgio Armani, che lo trovo abbastanza anonimo, molto simile per esempio a Viva la Juicy e poco originale. Questo qui mi sembra una canzone molto ma molto più carina. Mi piace proprio tenerlo in mano per come si appoggia alla mano, per la praticità proprio e la maneggevolezza che il flacone ha. Per quanto riguarda la durata di questo profumo è moderata, mi dura sulle 4-5 ore, è uno de parfum, vi ripeto che su di me i profumi non durano moltissimo, quindi magari su qualcuno potrà durare di più. Come scia, anche la scia è moderata, non è un profumo che lascia una scia pazzesca, però essendo un profumo estivo questo anche ci sta, perché una scia di profumo alla Allium quando è estate, per me è forse un po' eccessiva. Mi è capitato proprio l'altro giorno di sentir passare una ragazza che aveva Alien addosso e fuori c'era molto caldo, erano tipo 27 gradi e sinceramente quelle scie lì io preferisco sentirle in inverno, perché si mescolano anche comunque con altri odori di sudore, odori del corpo che emergono in maniera più forte l'estate rispetto all'inverno. E qui alla Spezia dove io sono, ho avuto la fortuna di avere delle bellissime giornate. È un settembre meraviglioso, è ancora estate. Finora ho avuto la fortuna di trovare anche bel tempo, quindi è veramente ancora estate. La sera si gira con i sandali, vestiti molto molto leggeri, e quindi l'autunno per me in questi giorni fortunatamente è ancora lontano. Non che io non ami l'autunno, però adoro il caldo, e soprattutto questo tipo di caldo, perché è un caldo molto bello, non è un caldo soffocante che ti permette di girare, di muoverti, di passeggiare, di camminare anche sotto il sole, perché quando la calura chiaramente è eccessiva, in alcuni orari magari sarebbe un po' complicato fare delle escursioni. Comunque si riesce tranquillamente a fare il bagno al mare, l'acqua è meravigliosa e quindi mi sento ancora in estate. Ormai, chiaro, sul finire dell'estate, però un'estate ancora da vivere e da godere. E vi farò un'altra recensione nel prossimo video. E per ora vi saluto perché adesso sto per andare in spiaggia e ci vediamo nel prossimo video vlog. Ciao!